Puntata numero 14, benvenuti al nuovo appuntamento di Dialoghi alla Radio, il programma realizzato dal Movimento Studenti Cattolici che prende spunto da un'iniziativa che si svolge all'interno di tutte le scuole d'Italia mensilmente. Un saluto da Mark Caraci al microfono e direi che siamo pronti per affrontare tutti gli argomenti che abbiamo messo appunto sul tavolo per questa puntata, una puntata ricchissima, come sempre, di contenuti. Anche questa settimana ci apprestiamo ad affrontare argomenti di attualità, a parlarne soprattutto e a capirne di più. Sono degli argomenti, quelli di cui parliamo, legati alla vita di ogni individuo, di cui magari non ci è mai capitato di pensarci un attimo nella fretta generale appunto della vita di tutti i giorni. Noi oggi lo faremo insieme e abbiamo scelto per voi un tema. Ascolteremo le risposte della gente che ha risposto appunto alle nostre domande del nostro solito reportage realizzato da MSC TV per capire meglio appunto cosa ne pensano sia i giovani ma anche i meno giovani. Ma andiamo a scoprire subito il tema di questa puntata. Questa settimana parleremo di credere. A cosa serve credere? Può salvarci e condurci a realizzarci oppure non serve a nulla? Molti possono essere i punti di vista, sia dal punto di vista religioso che da quello riguardo i progetti magari comunque dei ragazzi o anche degli adulti, riguardo un tema appunto interessantissimo che all'apparenza riguarda la fascia più giovane della popolazione, ma secondo me anche comunque quella un po' più in là con l'età. In realtà capiremo appunto che tocca a tutti e tra pochissimo gireremo per le strade di Genova con la troupe di MSC TV a sentire proprio quello che gli intervistati avranno da dirci sul tema di questa puntata. Ma partiamo immediatamente. Il primo contributo. Cosa vuol dire credere? Niente. Mi viene in mente la fiducia che ripongo nelle persone, credere nelle persone e fidarsi di loro, questa è credere in qualcuno. Ma credere nella famiglia, credere nei valori di una volta che forse penso che un pochino tutti nella società moderna abbiamo un pochino perso. Credere è affidarsi, credere è fiducia, perché dobbiamo avere fiducia che il Signore è al nostro fianco, nelle nostre difficoltà, nelle nostre difficoltà di tutti i giorni, sapere che Lui c'è. E quindi affidarsi, come dice nella Bibbia, al giusto basta la sua fede. Questo ci viene chiesto, non chissà cosa, solo avere fiducia in Lui e che ciò che ci capita è la sua volontà. Affidarci e dire: Signore, se questa è la tua volontà, io ti seguo. Questo è credere, secondo me. Ognuno ha il proprio modo di vedere la vita, senza dubbio. Ma se proviamo a respirare quest'aria, l'aria appunto che in questi giorni, in queste settimane, in questi anni c'è, non ci viene che da iniziare a pensare negativo, perché obiettivamente i segnali che ci vengono dati non sono per niente positivi, anzi, il vento ci tira contro, con tutte le sue varianti oscure e pessimistiche. Ebbene, ognuno è assolutamente libero di farlo, in ogni modo, a suo modo, ma comunque quel tale che è libero di odorare questo vento che sa di bruciato ed è libero di rassegnarsi, poi però non può più lamentarsi riguardo ciò che va male. Nella vita, nelle amicizie, nell'amore, nella politica. Sapete quanto è brutto pensare male a priori? Probabilmente la diffidenza è davvero una delle cose più brutte di questo mondo. Il non credere perché no, non è così e basta. Perché oramai va tutto così male, che figurati se ora io potrò cambiare le cose. Ecco, se ogni essere umano presente sulla Terra avesse questo modo di pensare, noi non esisteremmo più. Invece, fin quando ci sarà anche solo un uomo che la penserà diversamente da questo modo, avremo la possibilità ogni giorno di cambiare e cercare di migliorare. Dal nostro piccolo si creerà il grande. Il motivo per cui credere è importante è esattamente questo. Perché è l'unica medicina per risollevarci. Credere in Dio potrà essere la pietra miliare su cui fondare la nostra esistenza. Credere nella società potrà essere la base da cui ripartire per cambiare la nostra realtà. Credere in noi stessi sarà il punto fondamentale da cui far partire la rivoluzione della nostra vita. Molti non lo fanno, colpiti da brutte esperienze, facendo di tutt'erba un fascio. È comprensibile. Ma è errato, perché ci saranno e ci sono persone, sempre, che metteranno in discussione le nostre certezze e ci toglieranno la fiducia nella vita. Ma quelle persone non sono tutte quelle esistenti sulla Terra.
è semplicemente andata male, ma se credo che la prossima volta andrà meglio, costruirò il primo passo per poter cambiare la mia situazione. Possiamo sentire il secondo contributo con la domanda: ma quindi a cosa serve credere? Si sente crisi, pessimismo, cronaca nera. Se non ti affidi e non sai che c'è un bene sia su questa terra ma un dopo, è difficile andare avanti. Credere ti aiuta nelle difficoltà, ti aiuta nella gioia. Fede, secondo me, è sinonimo di speranza. Le persone che non hanno fede in Dio, non lo so questo se è vero, però penso che non riescono a vedere con gli occhi veri quello che sarà il domani. Chi ha fede, per la mia esperienza, per le persone che ho incontrato sulla mia vita, secondo me ha un qualcosa in più, perché non, diciamo che non si limita all'oggi, ma ha uno sguardo che va oltre. Credo personalmente non mi serve credere in Dio o in qualcosa di assoluto, ma so che molte persone ripongono la loro fiducia e la loro vita in mano a queste entità e sono felice per loro. Ognuno trova la propria felicità in... La storia ha regalato esempi limpidi di uomini che ci hanno creduto, religiosamente parlando o anche credendo nei giovani, nella giustizia. Uomini che hanno messo tutto quello che avevano, e anche donne ovviamente, per poter realizzare la loro idea. Quello che noi facciamo è solo una goccia nell'oceano, ma se non lo facessimo, l'oceano avrebbe una goccia in meno. Le parole di Madre Teresa di Calcutta, semplici all'apparenza, racchiudono un messaggio pesante come un macigno. È così che si potrebbe riassumere l'importanza del credere, ma anche del non credere. Ognuno è ovviamente libero di fare ciò che vuole, nella sua libertà appunto. Ma quindi, andando avanti con il terzo contributo, è ancora possibile avere un credo religioso oggi? Personalmente no, però giustamente bisogna dare il giusto ruolo e peso nella religione per una persona che crede. Io francamente no. No, credo che sia più una società del fare, credere rimane un po', diciamo, una cosa un po' campata per aria. Ma in cosa credono gli intervistati che abbiamo ascoltato oggi? Sentiamo il quarto ed ultimo contributo. Me stesso, nelle persone vere e sincere che ho vicino e a cui voglio bene, per il resto niente ormai. Credo che ci sia il Signore nella nostra vita, che non dobbiamo avere paura perché Lui è con noi, e credo che ci sia lo Spirito, che è la sua mano, che ci unisce come fratelli. Credo nelle persone e credo... non credo in qualcosa di astratto, ma nelle cose concrete. Un po' nelle persone, ma negli ultimi periodi ancora meno. Abbiamo ascoltato appunto le testimonianze nel nostro reportage di oggi. Abbiamo detto all'inizio che le parti sarebbero potute essere tanti, e infatti le opinioni sono state veramente tanti, contrastanti e anche antitetiche per certi versi, con da una parte ad esempio il credo religioso e dall'altro invece l'assoluto rinnegamento proprio di quel credo religioso. Noi però adesso andiamo ad ascoltare, come sempre, il nostro angolo musicale, la nostra canzone della settimana, e ci affidiamo ancora una volta alle parole e alla voce di Luciano Ligabue per riassumere in musica tutto quello che abbiamo detto in questa puntata. Nella sua Almeno Credo, il Liga ha voluto dire la sua così, non ci resta che ascoltarla. Ligabue, Almeno Credo. Credo che ci voglia un Dio ed anche un bar. Credo che stanotte ti verrò a trovare per dirci tutto quello che dobbiamo dire, o almeno credo. Credo proprio che non sia già tutto qui. Certi giorni invece credo sia così. Credo al tuo odore e al modo in cui mi fai sentire. A questo credo.
c'è il libretto di istruzioni. Credo che ognuno ci faccia il giro come viene a suo modo, qua non c'è mai stato solo un mondo solo. Credo a quel tale che dice in giro che l'amore porta amore, credo. Chiamami scemo, ma io almeno credo. Se ti basta chiamami scemo, che io almeno credo nel rumore di chi sa tacere, che quando smetti di sperare inizi un po' a morire. Credo al tuo amore, quello che mi tira fuori, o almeno credo. Credo che ci sia qualcosa chiuso a chiave e che ogni verità può fare bene e fare male. Credo che adesso mi devi far sentire le mani, che a quelle credo. Nessuno c'ha il libretto di istruzioni, credo che ognuno si faccia il giro come riesce a suo modo, qua non c'è mai stato solo un mondo solo. Credo a quel tale che dice in giro che l'amore chiama amore. Dal libretto di istruzioni, credo che ognuno si faccia il giro come viene a suo modo, qua non c'è mai stato solo un mondo solo. Credo a quel tale che dice in giro che l'amore porta amore, credo. Se ti serve chiamami, ma io almeno credo. Se ti basta chiamami scemo, che io almeno prima di concludere vi ricordo che tutti i reportage giornalistici che abbiamo ascoltato in queste settimane sono sul sito della Fantastica TV del Movimento Studenti Cattolici, per cui ricordo il sito msctv.it, mentre i podcast delle nostre puntate di Dialoghi alla Radio li trovate sul canale YouTube di Radio Speranza Pescara. Abbiamo chiuso con Ligabue, vi ricordo inoltre i nostri contatti social. Il Movimento Studenti Cattolici è presente su Facebook, Twitter e Instagram. Il nostro sito web è www.studentecattolici.it. Noi, come al solito, vi ringraziamo per essere stati in nostra compagnia e vi auguriamo, come sempre, un buon e fresco proseguimento con la programmazione di Radio Speranza Pescara.